Bentornato a questo nuovo video in lingua italiana, un video di grammatica in pratica per imparare la grammatica italiana nell'appropriato contesto. Oggi parleremo di trapassato prossimo e di come può essere utilizzato raccontando una storia, una piccolissima storia. Funziona benissimo. Cominciamo. Giovanni è un giovane cuoco italiano. Ieri ha preparato il suo famoso stufato di verdure. Ha messo tutti gli ortaggi insieme in una pentola, ma prima li aveva tagliati tipo per tipo, con cura. Successo garantito. In questo breve racconto, la storia si divide in due sequenze temporali. Sei riuscito a trovarle? Guardiamole insieme. Preparazione degli ortaggi. Prima li aveva tagliati tipo per tipo con cura. Cottura dello stufato. Ha messo tutte le verdure insieme in pentola. Come puoi notare, sulla linea del tempo, il trapassato prossimo si trova prima del passato prossimo. Quindi il trapassato prossimo si usa per esprimere un'azione passata che è successa prima di un'altra azione passata. Adesso tocca a te. Guarda questo video e crea una piccola storia come quella che hai ascoltato, usando il trapassato prossimo e un altro verbo al passato. Questo esercizio di scrittura libera ti aiuterà nella riflessione grammaticale e nella creatività linguistica. Anche per oggi è tutto. Noi continuiamo a parlare di questo tema sulla mia pagina Facebook. Ricordati di scaricare il podcast della lezione dal mio sito e di seguirmi sui social. Magari iscriviti alla newsletter. Noi ci vediamo mercoledì prossimo per un altro video. Ciao ciao!